Italiane e italiani di Casoli, grazie per la vostra presenza. È sempre un piacere incontrarvi nell'ambito di questa campagna elettorale e questa sera mi è consentito anche l'onore di presentarvi l'assessore Nicola Campitelli, che oltre che essere un amico è un valente tecnico, perché è architetto e ingegnere ed è assessore al territorio, al demanio marittimo, ai rifiuti, insomma c'è un sacco di lavoro da fare e quindi potrà darci anche una grossa mano, perché la cultura del territorio ci appartiene. Passo immediatamente la parola a lui per un saluto, perché logicamente ha fretta visto che in Abruzzo si vota in tanti posti. Grazie Nico. Grazie Gianni, saluto. Grazie, saluto tutti quanti, buonasera. Per me innanzitutto è un piacere sentire l'inno nazionale prima di questa serata. È emozionante, è importante per ricordarci che noi abbiamo tradizioni, culture che vanno tramandate anche nella storia e quindi anche alle future generazioni, senza doverci mai vergognare di quella che è la nostra identità, che dovremmo difendere da qui e per sempre. Io sono particolarmente felice di questo invito, perché a parte il fatto che io a Casoli mi sento dentro casa, voglio dire, vivo da qui a pochissimi chilometri di distanza, per me venire a Casoli è come stare dentro casa mia, ma soprattutto mi consente di riabbracciare tanti amici e tante persone a me molto care, e ogni volta quindi è un'emozione rivederle, e persone che per me hanno significato tanto e tanto significheranno anche per il futuro. Perché sono venuto qui a Casoli questa sera? Per sostenere un gruppo, una squadra composta da 7 uomini, 5 donne e con un candidato sindaco come Gianni Vassalli, una persona che è apprezzata a livello regionale, che si è ritagliato comunque una professionalità importante, uno spazio importante nella sua professione, e sicuramente lo saprà fare anche come amministratore di questo comune. Una squadra giovane, una squadra di persone dalla faccia pulita, che hanno voglia, persone coraggiose, perché oggi fare politica non è cosa semplice, e sono persone che hanno deciso di mettere da parte il loro tempo libero, togliere il tempo alla loro famiglia, ai loro cari, ai loro affetti, per mettere a disposizione di una città, di un paese come Casoli. Quindi per me il primo applauso va a questi uomini, a queste donne e a questo candidato sindaco, che ha avuto coraggio di mettersi in prima linea ed affrontare una campagna elettorale che sta facendo alla grande.
Io lo seguo non in tutti gli incontri, lì dove non sono presente di persona, comunque sono presente attraverso altre persone che mi raccontano che c'è un grande entusiasmo intorno a questa lista, perché comunque è una lista che rappresenta un rinnovamento e un cambiamento di cui noi tutti quanti abbiamo bisogno. Io credo che Casoli abbia bisogno in effetti di un buon governo cittadino di centrodestra, di amministratori seri, di persone che abbiano a cuore un unico interesse, quella della collettività, quella di Casoli, perché noi vogliamo una Casoli che sia sicuramente più accogliente, più vivibile, che sia comunque una città a misura d'uomo, così come lo deve essere, soprattutto per quei soggetti più fragili, per quelle persone che purtroppo negli anni non hanno avuto né voce né forza in questa città. Quelle persone noi le dobbiamo prendere, le dobbiamo mettere al nostro fianco, gli dobbiamo dare voce e forza. Noi abbiamo intenzione di riportare Casoli al centro dell'interesse regionale. Casoli ha una storia importante, è una città importante ed è giusto che riprenda quel giusto ruolo di una capitale, di un intero territorio intorno a Casoli, sapendo che da qui a pochissimi chilometri c'è una zona industriale più grande del centro-sud Italia, come la Val di Sangro, che produce oltre un terzo del PIL regionale, e Casoli è giusto che ne sappia trarre i giusti benefici. Abbiamo tanti progetti in essere, io e Gianni li abbiamo visti, parlati, dei progetti sull'ambiente, dei progetti che riguardano anche la piscina comunale. È ovvio che io sarò accanto a questa amministrazione comunale, sarò al loro fianco, mi spenderò per loro, perché è giusto che sia così e noi siamo abituati a non mollare mai. Noi ci siamo oggi, ci saremo domani, e questa sera, se sono qui, non è soltanto perché ho voglia di venire a caso e incontrare gli amici, ma soprattutto per prendere un impegno, che lì dove noi dovessimo avere l'onore di amministrare questa città, noi lo faremo per tutti, indistintamente. E quindi il voto a questa squadra è il voto della speranza, della fiducia, della serietà, ma soprattutto dell'orgoglio. Dell'orgoglio perché noi ci mettiamo amore e ci mettiamo il cuore. Amore perché amiamo la nostra terra, amiamo questo territorio e quindi siamo disposti a non mollare mai e a buttare il nostro cuore anche oltre l'ostacolo, e quindi per il bene di questa città. Ecco, io non voglio dilungarmi più di tanto, però voglio farvi capire quanto è importante avere un sindaco che poi parli la stessa lingua. Per noi è importante chiudere anche una filiera, il centrodestra a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello locale. È importante. Per quale motivo? Noi abbiamo una velocità di marcia e il centrosinistra ne ha un'altra. Per l'amore di Dio, legittimo. Però io vi faccio un esempio. Quando noi ci siamo insediati in Regione Abruzzo, piccola parentesi, quando si amministra il comune, la provincia o la regione, indipendentemente dall'amministrazione, i soldi pubblici vanno investiti. I soldi pubblici non si lasciano marcire in un cassetto, perché fai danno al tuo territorio, che sia il comune, la provincia o la regione. E allora il governo precedente, centrosinistra, ha avuto la capacità di investire nella nostra regione in 3 anni 80 milioni di euro. 2016-2019, il periodo del masterplan, la giunta di centrosinistra ha investito 80 milioni nella nostra regione. La giunta di centrodestra ne ha investiti 110 in 8 mesi, quindi loro 80 in 3 anni, noi 110 milioni in 8 mesi. Ecco qual è la differenza. Allora c'è chi non fa perché magari non ha voglia di fare o perché è incapace, chi invece fa, vive in un mondo reale, vive in un mondo dove
siamo a contatto con i cittadini, non nel mondo virtuale che vive di qualche slogan e di qualche selfie, mentre noi abbiamo la volontà di riportare alla politica quella capacità di ascolto, ma soprattutto quella capacità di risoluzione dei problemi dei nostri cittadini. Questa è la nostra volontà, perché vogliamo trasformare i progetti in opere, opere che significano cantieri e cantieri che significa una boccata di ossigeno per il nostro territorio. Questa è la differenza tra noi e loro. Noi ci mettiamo anima, cuore e passione. Ecco perché io vi chiedo la fiducia per il dottor Vassalli come candidato sindaco, vi chiedo la fiducia per questi uomini, per queste donne, perché se lo meritano, perché sono persone per bene, persone che sono preparate, che comunque nella loro vita professionale hanno dimostrato di essere in grado e saranno in grado anche di amministrare questa città. Io vi chiedo la fiducia per queste persone, perché il voto non è soltanto per il centrodestra e per il dottor Vassalli, il voto sarà per Casoli, sarà per voi, per ridare di nuovo quella giusta importanza a questo paese e di nuovo rimetterla al centro di un interesse regionale. Grazie amici, viva Casoli e viva il dottor Vassalli e tutta la lista. Grazie Nico, sei sempre un amico, sei sempre cordiale e mi piace che anche tu, come noi, hai parlato del cuore. Ti promettiamo che oltre al cuore metteremo anche la testa, anche perché noi abbiamo la fortuna di averla, abbiamo sia cuore che testa, sfruttiamola. Carissime casolane, carissimi casolani, elettrici, elettori, amici, curiosi, cortesi avversari, questa è la seconda volta che io parlo in pubblico di politica. Mi chiedo scusa se dovrò dedicare i primi 5 minuti a parlare di nulla, come Mercuzio nel terzo atto del Giulietta e Romeo di Shakespeare, ma purtroppo mi ci ha costretto la lista avversaria quando ha presentato i propri candidati. Prima di tutto una domanda: ma voi veramente affidereste il comune a chi non ha saputo organizzare neanche la presentazione della lista? Non sono stati neanche capaci di presentare tutti i candidati e questi vogliono amministrare un paese come Casoli. Non sei capace di presentarti in piazza e poi fai l'arrogante. Voglio dare solo 2 o 3 risposte rapide. Mi permetto di elencare i politicanti che in qualche modo mi hanno accusato, partendo dai più anziani per dovere di rispetto. Ad esempio il dottor De Petro mi ha accusato di frequentare un noto stabilimento balneare e ci mancherebbe altro che io non possa dedicare a me stesso il mio tempo libero. Preferisco frequentare noti stabilimenti balneari piuttosto che essere un tipo da spiaggia senza una casacca politica ben definita che passa da destra a sinistra, abituata a fare la pallina di ping pong, a curare i propri interessi, che non si è preoccupato assolutamente del piano urbanistico, della tutela del territorio. Ci ha chiesto un confronto su cosa? Sulle idee, ne avete? Confrontiamoci. Un confronto su cosa? Io sono il pubblico ministero qui, io non sto sul banco degli imputati, siete voi che dovete sottostare al giudizio del sottoscritto. Io non sono mai entrato in una sala consiliare. Sei tu l'imputato che mi devi dimostrare cosa hai fatto, cosa non hai fatto e perché non l'hai fatto. E qui ci sono 12 giudici popolari che ti giudicheranno e c'è un paese che ti giudicherà. Hai detto che io sono caduto in basso perché ho consigliato all'amico Massimo Tipperini di riposarsi. Certo, perché Massimo Tipperini ha lavorato. Invece a te sai cosa consiglio? Di andare a lavorare, visto che non hai fatto niente fino adesso. Vai a faticare
perché io lavoro 12 ore al giorno, faccio 60.000 chilometri all'anno con l'auto e poi vado dove mi pare. Poi c'è stata una signora, un ex preside, che durante la passata amministrazione ha sputato veleno contro l'amministrazione. Si rimpallavano a vicenda responsabilità. La preside, la Di Marino, parlava male del sindaco e dell'amministrazione che non aiutava la scuola. L'amministrazione diceva che la preside non aveva rapporti con l'amministrazione e si disinteressava. Adesso sono diventati compagni di merende. Ci ha illustrato in modo egregio quali sono i compiti di un preside. Non ha sbagliato una virgola, ma mica ci ha detto dove è possibile applicare tutti quei programmi e quei progetti, perché l'edilizia scolastica di Casoli fa pena. Hanno creato quel carcere in via San Nicola, l'hanno dotato anche di sbarre alle finestre, e se lì qualcuno si dovesse sentir male, l'ambulanza non riuscirebbe a arrivare fin sopra. Se dovesse scoppiare un incendio, le autopompe dei pompieri non riuscirebbero ad arrivare alla scuola di Casoli. Invece ci hanno lasciato quel rudere, il Colosseo quadrato che si sta degradando, e hanno rimandato i soldi al mittente perché non sono stati capaci. È stata un'incapacità palese e pessima amministrazione. Noi non siamo qui a parlare, noi siamo qui a fare proposte, progetti, non abbiamo sogni, non abbiamo chiacchiere da fare. Vogliamo vedere i risultati. Che avete fatto? Dove sta la scuola? C'è quel rudere fascista lì, orribile, disabitato. Sapete che quella è una discarica? Dentro ci hanno nascosto un sacco di materiali in disuso, pieno di polvere, di sporcizia. Fatevele aprire le porte, create un comitato di cittadini che vada a fare ispezione sul luogo, troverete una discarica chiusa lì dentro. Ma poi è pericolante, c'è il rischio sismico, se fa un terremoto può crollare. Dobbiamo abbatterlo? Non dobbiamo abbatterlo? Dobbiamo ristrutturarlo? Ce lo volete dire? Quindi purtroppo qui bisogna in qualche modo difendersi. Poi c'è stato un soggetto che non conosco, non ne conosco il nome, mi hanno detto che il cognome è Fini, ma d'altronde Fini si nasce, Raffinati si diventa dopo studio e dopo tanta storia alle spalle. Ha detto che io sono fascista e lui non sa neanche chi io sia, e che non l'ho degnato di una telefonata. Ma voi lo ritenete una persona degna di una mia telefonata? Io sicuramente no, ma anche perché non so perché avrei dovuto chiamarlo. Poi mi è stato detto che tra dicembre e gennaio questo signore, in cambio di un posto pubblico, sarebbe stato disposto a candidarsi con noi. Avete capito? Disposto a vendersi, la prostituzione fatta politica. Questi parlano politicanti e commettono anche dei reati, reati gravi, articolo 346 del codice penale, millantato credito. Il borgo più bello d'Italia, chi l'ha fatto? I nostri antenati. Che cosa è stato fatto per questo borgo negli ultimi 30 anni? Quando c'è stata la ricognizione all'interno del paese, voi pensate veramente che tutto fosse a posto nel migliore dei modi? Tutto era in ordine, tutto era a posto, ma solo ed esclusivamente ciò che era stato realizzato prima del 1945. Tutto il resto è da radere al suolo probabilmente. Bisogna mantenere il livello alto se vogliamo continuare a conservare questo titolo di borgo più bello d'Italia. Bisogna lavorare, bisogna rinnovare, bisogna aver cura del paese, aver cura del territorio. Millantato credito, articolo 346 del codice penale. Chiunque tragga vantaggio perché ritiene che attraverso la sua azione un pubblico ufficiale abbia dato dei benefici,
si chiama Millantato Credito. Le vaccinazioni sono state fatte perché organizzate dalla Regione, che non poteva non farlo, sono state organizzate dall'ASL, che non poteva non farlo, per cui qualunque sindaco ci fosse stato, anche se ci fosse stato un commissario prefettizio, le vaccinazioni si sarebbero dovute fare comunque. Quindi non è il sindaco che fa le vaccinazioni, non è l'amministrazione che fa le vaccinazioni, grazie alla Regione, grazie all'AS, le vaccinazioni sono state fatte. La percentuale di soggetti vaccinati nel comune di Casoli non è né superiore né inferiore a quella di altri comuni. Palombaro, paese amministrato dal centrodestra, ha vaccinato più persone che non Casoli. Atessa, amministrata da un sindaco di centrosinistra, degna persona, il dottor Porrelli, ha vaccinato molte meno persone, tant'è che in zona rossa nella graduatoria delle percentuali di vaccinazioni effettuate. Quindi, come vedete, il sindaco è solo un fatto organizzativo, non il sindaco nella sua persona, per carità, ma l'amministrazione deve solo mettere a disposizione un locale, mettere a disposizione, deve, non può, deve mettere Pupillo a Lanciano. Non se ne è fatto un vanto che siano state fatte le vaccinazioni a Lanciano. Le vaccinazioni sono state fatte dappertutto, anche a Pizzaferrato. Pizzaferrato ha una percentuale di vaccinati altissima e ci è andato lo stesso staff dell'ASL che ha fatto le vaccinazioni a Casoli, indipendentemente dal colore dell'amministrazione, indipendentemente dalla simpatia. Quindi questo lo voglio ribadire. Io sono il pubblico ministero, non sono l'imputato. Nessuno può concedersi il lusso di condannarci perché noi non abbiamo avuto ancora la possibilità di fare nulla. Noi stiamo facendo delle proposte, noi stiamo elaborando dei progetti perché a noi piace pensare alla grande. Abbiamo un territorio splendido da tutelare, abbiamo un patrimonio storico-artistico non solo da tutelare ma da rinnovare, riqualificare. Abbiamo una tutela dell'ambiente, tipo il lago di Casoli, l'oasi di Serranella, la Lecceta, il greto dei fiumi che attraversano il territorio comunale, che vanno monitorati costantemente. Il rischio incendi, l'avete visto, non penso che sarebbe un grande regalo per Casoli fare in modo che la Lecceta vada a fuoco. Ieri sera eravamo alla stazione e abbiamo parlato del rischio esondazione del fiume Aventino qualora dovesse verificarsi un evento calamitoso da un punto di vista naturale. Che cosa è stato fatto per il monitoraggio di quei fiumi? Che cosa è stato fatto per monitorare anche la situazione produttiva della Val di Sangro? La situazione della Sevelle la conoscete? I soci francesi e tedeschi, e quindi il gruppo Peugeot e Opel, hanno deciso che forse è meglio andare in Polonia. Che succederà? È un problema solo di semiconduttori o di ottusità politica della classe dirigente che ci ha amministrato negli ultimi anni? Chiedetelo, perché i comuni devono mettere a disposizione delle strutture la viabilità, la possibilità di avere facile accesso alla zona industriale, servizi pubblici. Queste sono le cose che vanno fatte. Noi sicuramente ci impegneremo per completare, per realizzare il nuovo edificio scolastico presso l'ex campo Boario. Noi sicuramente ci impegneremo perché questo edificio che è al centro di Casoli in qualche modo va rivalutato e rivalorizzato, ristrutturato, modificato. Dobbiamo necessariamente per forza trovare una soluzione. Per forza dobbiamo trovare una soluzione alle esigenze che hanno tutte le zone naturalistiche come il lago, l'oasi di Serranella, per poter potenziare il turismo. Sicuramente ci impegneremo per il commercio e per l'artigianato, ci sono troppe saracinesche chiuse. Io quando andai a studiare a Bologna, quando dicevo che ero di Casoli,
tutti quanti conoscevano Casoli, perché il preside della facoltà di veterinaria era il professor Giuseppe Gentile e a Bologna il sarto più famoso era Nicola Imbastaro. Ah, di Casoli, il paese di Nicola Imbastaro. I bolognesi facevano la fiera per avere un vestito cucito da Nicola Imbastaro. Oggi se a qualcuno di voi si strappa la giacca a Casoli non sa da chi farla rammendare. E quindi queste ricchezze le vogliamo rivalutare. Casoli ha una tradizione culturale immensa. Tutti frequentano la scuola Giulio De Petra, ma gli studenti sanno chi è Giulio De Petra? Sanno che Pompei probabilmente non sarebbe esistita così com'è se non ci fosse stato l'archeologo Giulio De Petra? Frequentano la scuola Algeri Marino. Lo sanno che Algeri Marino abitava nella casa che è al centro di questo corso? Che Algeri Marino era amico intimo e collaboratore di Marconi? Sanno che la trasvolata oceanica di Italo Balbo, l'impianto radio su quegli aerei, è stato realizzato anche da Algeri Marino? Sanno tutte queste cose? Sanno che c'era un professore, il professor Borrelli, che poi era lo zio del professor Gentile, che insegnava veterinaria all'Università di Berlino e di Bologna ed era noto in tutto il mondo per i suoi studi di veterinaria? Sanno che a Casoli c'era Giorgio De Cinque, che era un famoso tisiologo, ed aveva un fratello, Don Esculapio De Cinque, che era una mente straordinaria? E i palazzi? Palazzo Ramondo. Guardate sopra, guardate com'è ridotto. Che abbiamo fatto per tutelare queste ricchezze? Se non fossero intervenuti dei privati per ristrutturare Palazzo Tilli e Palazzo Ricci, questo paese sarebbe il borgo più disastrato d'Italia, non il borgo più bello d'Italia. E torniamo anche alle ricchezze culturali attuali. Quanti di voi conoscono Adele Garzarella, che si impegna per la natura, con il Parco della Maiella? Quanti di voi conoscono un musicista di fama internazionale come Marco Di Bari? L'amministrazione quanti concerti gli ha fatto fare a Marco Di Bari qui a Casoli? È capitato che qualche volta venisse apprezzato l'architetto Ricci che ha fatto il corso di Lanciano? Abbiamo delle ricchezze, delle risorse che ignoriamo, e chi ignora, sapete come si chiama? Ignorante. Ignorante non è un'offesa, è una definizione, è il participio presente del verbo ignorare. Per cui se io do dell'ignorante a qualcuno, non lo sto offendendo, lo sto definendo, lo sto qualificando. Quindi vedete che dovete fare. Io mi sono presentato a queste elezioni, non devo fare niente. Sono alla fine della mia carriera, ho richieste di lavoro in continuazione, potrei stare in pensione già da diversi anni. Sono innamorato di questo paese, sono innamorato di ogni angolo. Sono arrivato ad amare anche le brutture di questo paese, perché purtroppo mi hanno costretto a convivere anche con le brutture. Per cui se un domani quel palazzo scolastico dove ha insegnato mia madre dovesse essere abbattuto, mi dispiacerebbe sicuramente da un punto di vista sentimentale, ma sarei orgoglioso che siamo riusciti comunque a dare un'impronta, perché noi questo vogliamo fare. Noi non facciamo chiacchiere, non vi facciamo promesse, noi abbiamo dei progetti da realizzare, e quindi per poter realizzare questi progetti abbiamo bisogno di voi. Vedete, la politica è come il mondo del teatro. Io sto facendo l'attore stasera, sono esposto al pubblico, tant'è vero che come si chiamano i politici? Rappresentanti. Io sto facendo una rappresentazione, ma gli autori del testo siete voi, porco Giuda, siete voi che dovete dirmi che devo fare, che volete. Siete contenti di stare nella merma? Restate nella merma. Vi piacciono le paludi e non gli oceani? Restate nelle paludi. Se mi eleggete non fate un favore a me, io voglio solo impegnarmi al massimo. Ho una squadra di 12 persone che meglio non potevo trovare, sono delle persone splendide, ho conosciuto degli amici fantastici, hanno veramente un cuore d'oro e un cervello brillante. Siamo qui a disposizione, non abbiamo mai giocato sul serio,
chi vuole il confronto, siamo pronti a qualunque tipo di confronto, anche al confronto fisico, siamo più belli di loro, non c'è niente da fare, su questo non c'è ombra di dubbio. Noi siamo abituati a raccoglierle e a lanciarle le sfide, tanto sappiamo che vinciamo. Anche perdendo siamo i vincitori da un punto di vista etico, politico, culturale, fisico, di sogni, di ambizioni, di promesse, di progetti. Non esiste di meglio. L'unica strada maestra percorribile è la nostra. L'unica forza è la nostra volontà. L'unica potenza, come scritto da D'Annunzio, all'interno del castello è la nostra pazienza. Perché noi siamo pazienti, sappiamo aspettare e perdoniamo loro perché non sanno quello che dicono. Grazie.